Buongiorno amici, buon sabato da Dubai. La settimana scorsa abbiamo fatto un video molto molto leggero parlando di come sono arrivato a Dubai per la prima volta nel 2010. Oggi straight to the point, come sta andando il mercato immobiliare di Dubai? Comunque è sabato mattina, giornata meravigliosa di sole, sono tutti o che dormono o in spiaggia o al beach club o che stanno per andare al mare. Io sono qui a fare dei contenuti per voi di informazione. Tutti sapete che mia moglie Jing lavora dentro in Emar, ok? Allora, sapete quanto ha venduto negli ultimi mesi, compreso il mese scorso? Circa 15 milioni di euro al mese. 15 milioni di euro al mese di prodotto residenziale nuovo che non esiste, a volte non abbiamo neanche le brochure. Avete capito che razza di volumi di vendite che genera una ragazza? E lei è dentro in un team e ci sono diversi team. Vi rendete conto quanti miliardi che stanno entrando qui a Dubai? E io naturalmente di tutti questi soldi che arrivano, di gran parte di questi soldi che arrivano, ho le informazioni di chi compra, cosa cercano, cosa stanno comprando, eccetera, eccetera. Allora, non è tutto rose e fiori perché mia moglie lavora 7 giorni su 7, praticamente H24, ok? Con una pressione pazzesca, e quindi vediamo quanto dura, ok? Ieri sera poi abbiamo avuto una discussione, sapete come sono le donne, mi ha lanciato dietro un paio di piatti che gli ho schivati, che se non li schivavo non ero qui a fare il video oggi, quindi ecco, questa è la situazione. La città è piena e continua ad arrivare gente, anche perché il clima è meraviglioso in questo periodo. Allora, la settimana prossima sono stato invitato ad un evento di presentazione di gala del costruttore Omniat. Poi Damac, stessa cosa, evento di presentazione di un nuovo progetto per tutti i broker. Mercoledì, mi sembra, c'è l'evento di Bingatti, la presentazione mega della Mercedes Tower a Downtown. Qualche giorno fa sono stato alla presentazione a GBR dell'Alab Tour City, la mega nuova torre super lusso. Insomma, voi capite che c'è da diventare matti a seguire tutto. Io stesso devo concentrarmi, rimanere focalizzato sulle cose che mi interessano e non disperdere le mie energie. La torre di Frank Muller. 10 giorni fa circa sono stato alla presentazione. Bellissimo, tutto veramente fatto bene, elegante, eccetera. Allora, ne ho già vendute 3 in una settimana. 550.000 euro, 600 e 700.000 euro, pagamento in 3 anni. Una persona era un mio amico e stava qui, un'altra persona è diventata già mia amica, la terza persona mai vista diventerà mia amica in futuro. Tutti italiani, eh? Settimana prossima ne vendo ancora. E vi dico, sapete che io propongo e spingo solo quello che mi piace e in cui credo. E vi dico che purtroppo questo progetto mi sta mettendo in difficoltà perché mi piace sempre di più e sto pensando di comprarmi una unità anche io. La sto spingendo questa torre, naturalmente, e sto avendo diversi tipi di feedback. Ma quello che vi voglio far capire è una cosa, che chi ha capito ha fatto subito. Poi c'è chi mi dice no, in questo momento non ho soldi, va benissimo, no, Dubai non mi interessa, va benissimo, no, voglio aspettare, va benissimo, no, il layout come è fatta non mi piace, va benissimo. Ma non mi puoi dire che questa torre è cara. Se mi dici che questa torre è cara dopo che ti ho detto che il prezzo al metro quadro parte da 5.500 euro, vuol dire che sei un coglione, senza se e senza ma. Sto ricevendo molte richieste dall'Italia anche per progetti, diciamo, economici, per magari costruttori non primari. Sapete che mi piace trattare cose di un certo livello. Però se qualcuno mi approccia in maniera gentile, simpatica, educata, io rispondo a tutti, lo sapete, e vi voglio aiutare, vi voglio seguire e non vi voglio lasciare in pasto alla giungla che c'è qui, tantomeno ai miei competitor italiani, ok? Quindi cerco di aiutarvi. È chiaro che non seguo tutto, certi costruttori non li conosco molto bene o magari non sono confident. Allora, certi costruttori dove non sono confident non posso spingerli come spingo altre cose. In particolar modo poi se ci sono da fare le richieste expression of interest, mandare soldi in anticipo con procedure, per esempio con Emar lo posso fare a occhi chiusi, con altri, anche con Damac, non mi piace farlo, ok? Damac Laguns, il recente lancio degli appartamenti, non mi sono fidato a spingere determinati clienti a fare il passo. Preferisco farlo magari dopo in una fase di minor confusione.
recentemente ho venduto un appartamento del costruttore Bingatti. Allora, una coppia simpaticissima e veramente a posto, che loro ancora non lo sanno, ma io li seguirò sempre, a questi qui. Volevano fare un piccolo investimentino. Insomma, abbiamo identificato, in base al loro budget, nell'area GVC, un bilocale di Bingatti, tra l'altro in cancellazione, all'incirca 230.000 euro, qualcosa del genere, qualcosa più, qualcosa meno. La torre è già in stato di avanzamento avanzato, quindi rischio pochissimo, tra le altre cose, ed era esattamente quello che volevano. Siamo stati fortunati, ok? Ma voglio dire, nessuna falsa promessa. Io gli ho detto che quella roba lì la prendono, va benissimo come primo step per fare il primo investimento a Dubai, da mettere a reddito va benissimo, eventualmente per attaccarci un visto di residenza, ma che non pensino di fare flipping e di diventare ricchi comprando una cosa del genere a GVC, ok? Per quanto adesso Bingatti sta spingendo molto anche in fatto di rebranding, ok? Concludendo, questa è veramente la città del futuro, però il mercato immobiliare adesso è una vera e propria giungla. Non cadete nei tranelli delle false promesse, del marketing super aggressivo che c'è adesso nei social, e contattatemi per qualsiasi informazione.